Successo. Ragazzi, un meme. Ovviamente siamo alla farm. Ecco qua. Cosa vi aspettavate? Questa è la domanda. Ci prepariamo in un'altra guerra. Ragazzi, ma cosa sarà successo alla città? Andiamo, ragazzi. La città è dietro questa collina. Scopriamo cosa è successo. Ma c'è qualcosa. Sarà per entrare cosa vuoi? Perché mi stai puntando la pistola? Devi calmarti. Calmo. Ragazzi, ma ovviamente non è successo nulla. Vedete com'è tutto aggiustato? Quasi tutto. Cosa sta succedendo da queste parti? Guerra tra polli. No. Rip, ha vinto il pollo migliore a quanto pare. Ragazzi, guardate. Beh, non tutto è tornato come prima. Dico bene? Andiamo. Che fai là sopra? Lavoro. Vincenzo, ho fatto un sogno stranissimo. Mi sembrava come se fosse esploso tutto. Hai notato? Non era un sogno. Come non era un sogno? Era lei che era drogato. Ah, capito. Che era diverso. Ho portato la gunpowder, immagino anche te. Riempi, riempi. No, ho un progetto. Materiale Vesuvio. Qui sopra ho fatto altro per il Vesuvio. Diciamo, ho sfruttato un pezzetto di farm. Qua sopra sopra ci mettiamo qualcos'altro, però lo spazio per questa farmetta ci sta. Ah, ok, va bene, ci sta. Immagina, dentro il vulcano. Cosa ci mettiamo dentro il vulcano? Il famoso pagamento di Gianco, quello ce l'abbiamo oppure... Ah, no, ho sognato anche quello. Ma come? Vedi, qui non c'è più l'arena. Vedo che non c'è più l'arena, cosa è successo? Io volevo smantellare tutto e farci un bel vulcano. E all'interno metterci l'arena. Ah. Con una piattaforma in cui puoi cadere e chi cade muore. Allora, noi siamo banditi dall'Emporio di Nova. Io ci sono già passato. Quando ci sei passato? Una sera, stavo spiando. Ah, e poi vuoi sapere una cosa? Mi è giunta voce che all'Emporio di Nova ci sta un certo radar molto particolare con il quale cercare gli slime chunk. Perfetto. Bisogna vedere come fare, però. Abbiamo bisogno di qualcuno che non sia bandito, che vada a prenderlo al posto nostro. Signori di Scampia, c'è nessuno? Oh. Salve. Salve! Ma come sei vestito? Ah, è un clown? No, sono qui in veste. Aspetta, che chiamo Vincenzo. Vincenzo, c'è un clown, vieni sopra. Arrivo, arrivo. Vieni a vederlo. È sto bellissimo. Facendo lo spot per il nuovo spot di McDonald's, va bene? Ah, sì, e Vince ha detto che ci vende i panini del McDonald's. Yo. Vince, guarda, c'è Oddio! Donald McDonald's. Salve. Sono qui. Allora, per me due Big Mac. Ma non faccio il paninaro. Come no? Sono qui per portare la mia candidatura, prego. Ok, c'è ma cos'è? Tipo rappresentante del circo? No, per la candidatura al presidente di Pandora. E tra l'altro sono qui in via ufficiosa perché nel caso io diventassi nuovo presidente di Pandora, ovviamente ci saranno dei benefici per questa zona, ovviamente, che è alleata con la Lituania, al contrario di quelli che sono i fichi della montagna. Verissimo, verissimo. Se volete spargerlo in giro per tutta la vostra zona, i vostri animali, sono sicuro che comunque riusciremo a prendere qualche voto, no? E per quanto riguarda i vantaggi, non sto parlando solo di vantaggi economici, ma anche di prestigio. Tipo? I vantaggi di prestigio, sì? Avrete più terre. Io schiaccio un pisolino, Pasqua. Vabbè, non è molto convincente, no? Adesso lasci dire. Secondo me avrebbe più successo come pagliaccio. E niente, che palle, però. Che, ma il suo amico dorme così forte. Sì, purtroppo sì. Vince, non t'ha convinto il signore? No, è che io sono uno che nella politica si addormenta un po'. Alla fine voi basta sapere semplicemente che avrete la possibilità di fare un sacco di soldi. Bene. Oddio. Oddio. Ma che cazzo? Oh. No, allora, sei questo... questi manifesti... Ma è Ronald McDonald, non vede, signor Gianco? Tenga che lei un volantino, che la vedo... No, guarda, ce n'è già uno dentro la mia cazzo di locanda, senza nessun permesso, c'è un volantino lì. Allora, io sono giunto qui perché sono un report speciale, sto raccogliendo tutte le informazioni per chi votare. Io già racconto quello di Vic e quindi ti farò 7 domande diverse. Prego. Ma come, si candida anche la signora Vic? Allora, ma non c'è un piccolo conflitto? Cioè, sono della stessa fazione. Signor Dado, lei perché ha deciso di candidarsi? Bisogna avere un governo forte e non bisogna più avere paura. Che cosa avrà da offrire ai cittadini? Tassazione agevolata, torce gratis per tutte. Ma soprattutto, quello che potrò offrire io saranno piatti tipici lituani, che voi non avete mai assaggiato, ma sono buonissimi. Non può aprire il McDonald's, come l'ho suggerito io. No, non lo posso fare, va bene? Ehi, un cane randagio. Sta cercando qualcosa da... Che vuole questo cane? Entrate in casa, un cane randagio di Scampia. Dagli un pezzo di pane.
D'ora in poi non è più randaggio, è mio. Ah, perfetto, a posto. Un bel cane di Scampia, rabbioso e con la malaria, perfetto. Amici di Scampia, nei confronti di chi siete più, diciamo, intenti a votare. Non sapete neanche chi si legge, come facciamo a sapere? Attualmente gli unici due che ho indiziato sono Dado e Vic. Adesso vado a consultare. Allora, come tutti facciamo gli a sapere, cioè, chi votare di due? Scusami. Andrò subito ad interrogare i prossimi. Buona sfortuna. Certo. Io devo continuare a fare volantinaggio, sa come la politica. Certo, assolutamente. Certo. Arrivederci. Arrivederci. Ma tra l'altro io volevo parlare un attimino di una cosa di fuori della politica, che però in realtà potrebbe anche collegarsi abbastanza bene. Per quanto riguarda i privilegi, ok, mi stavo chiedendo se per caso voi sapeste c'era qualcuno che ci stava spiando. Ovviamente non era andato via. Si può fare gli affari suoi, grazie. No, io sono un famoso reporter e sto prendendo informazioni. Beh, quando giustamente, quindi non posso sapere che cos'altro si andrà a fare. Molto meglio. Se sale da qui. Ah, ma io pensavo che aveste fatto tipo un buco trappola. No, 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 era per salire. Volevo sapere se per caso aveste dei libri incantati. Sì, intanto ci vuol dire cosa le interessa, potremmo informarci. Mi sarebbe molto fondamentale avere un libro molto raro, quindi se non avete... Tipo? Menti. Sì, l'abbiamo sentito nominare, dico bene, Vincenzo. Sì, sì, pare di averlo sentito da qualche parte. Ok, ma pensiamo di conoscerlo, ok, mi è venuto in mente. Va bene, fatemi sapere nel caso se lo trovaste, eccetera. Anzi, eccetera, signor eccetera. Dado, sì. Mi hanno detto all'Emporio che noi siamo banditi, addirittura ha messo le sbarre all'Emporio. Diciamo che se riuscisse a procurarci un certo oggetto, potremmo fare uno scambio. Ok, che oggetto... desidera. Allora, l'oggetto in questione è il seguente. Ha presente come sono fatti i secchi? Sì. Se uno ci vomitasse dentro, che aspetto avrebbe il secchio? Un secchio pieno di vomito. Le sembra strano, ma è esattamente ciò che ci serve. Va bene, va bene. Grazie, sempre un piacere fare affari con voi comunque, signori. Siete sempre così gentili e ben disposti. Ovvio, ovviamente, ci mancherebbe. Vedo solo un secchio con un pesce palla. Pronto, possiamo andare. Allora, questi sono quelli che sparano lontano e fanno un po' meno danno. Questi sono quelli che sparano più vicino e fanno ancora più danno. Presto, andiamo a sparare a Poldo! Presto! Eccoli, c'è gol! Spara! Bastardi! Che microfono particolare. Goldo scappa in macchina! Goldo scappa! Fagliela scoppiare! Dove va? Oh, arriva la macchina. Dove pensi di andare? Non abbiamo ancora finito con voi, Ehi, Goldo! Si è inceppata. Vuole una spinta. Fermatevi immediatamente. Ho per una te è finita. Una mano in alto perché non ho le motte. Sì. Ok. Non ci siamo dimenticati cosa ci avete fatto. Il torto subito. Adesso ci darete ascolto. Prossimamente ci saranno le elezioni per un nuovo presidente. Goldo sarà il nostro candidato fantoccio. Ciao, Gianco. Il signor Scampia, sono venuto ad offrirvi il giornale con tutte le varie proposte. Per oh, sì, grazie. Per veramente le idee chiare. Lo legga pure. Vic, per rednere questo maschio. Nova per rednere questo io. Un posto migliore. Ah, ok. Niente tasse, clemente e gentile, libertà, divertimento e feste, più ecomo. Interessante. Dado, non vuole abusi e torture. Niente paura. Tasse agevolate, piatti lituani, triumvirato, pulizia e libertà di stampa, McDonald's. Muso vuole dare l'esempio, assicurazione sanitaria a tutti, dittatura, regole e tasse, smash, una piazza e municipio. Poldo vuole creare una comunità di amicizia, sicurezza e civiltà. CO2 friendly, abbasso le emissioni. Premi e punizioni. Odia i palazzi, clinica per galline, niente ecomostri. Goldo, possiamo tenerlo noi o lo rivuole indietro? No, lo può anche tenere. Ah, ok, meno male. Emporio aperto. Emporio aperto. Tutti all'emporio. Certo. Che noi purtroppo siamo banditi. Perché non c'è Dado? Dove è finito? Ce ne sono sei. Dillo, dobbiamo prenderlo in qualche modo. Maledetto Dado, ma non è affidabile. Scritto anche a Goldo. Minacci tutti. Fatemi vedere sto secchio di slime qua, ragazzi. Averli 30 diamanti. Lei è molto sospetto, signor Poldo. No, assolutamente. Possiamo chiedere un prestito. Quindi mi dovete poi 30 diamanti. 31. 40. No, aspetti, 39. Andata. Affare fatto. Ci ha fatto pagare di più. Le aspetto, signor Poldo, lei è un pentefice. Mi fido di lei. Prestito. Non mi scammi. 39 38. Entro dopodomani. Ok, grazie mille. Ci abbiamo preso. Votate per me le elezioni. Venite di qua. Mi
mi sa che la rana va pagata con un altro tipo di moneta. Daremo un bel po' di razzi, li farete saltare in aria tutto. Lo pagherete con i razzi. Vi vogliamo minacciosi, dovete farvi rispettare. Noi vi guarderemo da lontano, fatevi rispettare con muso. Oh, Shinra, suoio, la barca è nostra. La barca è un nostro. Oggi la barca ce la abbiamo noi. Ok, dai, la barca è vostra. Ciao, muso. Andiamo via da qui. Sono un po' scesi, li devo dire. Allora, prima parte buona, però. Mannaggia a te. Ma che gli dai il bacio dopo averlo derubato? Guarda che baciamo le mani, è solo un modo di dire. Ecco, capito. Okay. Siamo ancora più minacciosi, ok? Ci sta Franzo lì sotto, avete visto? Vai lì e lo derubi. Fatevi rispettare, ho detto. Dite almeno 3 diamanti. Vai Franzo. 3. Sono 1, 2, 3. È tutto quello che ho, lo giuro. Va bene, per questa volta andrà bene. La prossima volta le taglio un piede. Ecco, mi ha dato tutti i diamanti che aveva. 1, 2 e 3. Tanti tutti diamanti, mica fiori. Adesso conto finto. Adesso ci riproviamo per l'ultima volta. La signora Vic è una vostra avversaria in politica, dico bene? Dovete convincerla con la forza a ritirarsi. Vedete fuori il ferro. Signor Gianco, buonasera. Tiriamo fuori il ferro. Perché ovviamente bisogna costruire col ferro, materiale molto importante. Importante. Sì. Una pistola. È totalmente irrilevante. Cancella quella parte immediatamente. Se no te ne faccio vedere un'altra. Ma io cancella subito tutto quanto. Tutto quanto. Bravo, Poldo, ti rispettare. È tutto cancellato. Ottimo. Bravi, ragazzi, venite con noi. Signor Gianco, lei non ci segue, altrimenti farà una brutta fine. La signorina Vic è vostra avversaria. Dovete farle capire che non c'è posto per lei. Adesso andate a bussare la porta con cattiveria e grinta. Mi ha scritto: ok, arrivo fra 10 minuti alla mia base. E 10 minuti sono troppi. Vincenzo, abbiamo finito. Cosa dice Goldo? Che ha detto? Traduce. Pronto? Non mi ti guarda una svegliata. Mi sa che presidente è venuto un ictus sotto fratello. È saltata la luce, Rip. E lì c'è un cavaliere. E dimmi un po', dov'è la tua guardiana? La mia traia. Sì, proprio quella. Ah, accidenti, allora qualcuno mi ha preceduto. Dove posso trovare una guardiana? Le vede quelle due torri benefiche in legno laggiù? Sì, le vedo. Là ci sono due guardiane. Oh, ma seguiamo sto strunzo, vediamo che dice. Nobile guerriero di rame, io sono un divulgatore scientifico, uno che fa proposte politiche. Io non sono un guerriero di rame, idiota. Per caso si vuole candidare alla presidenza? Certo. E allora ne posso fare 7 domande diverse? Certo. Allora la prima domanda è: perché si vuole candidare alla presidenza? Perché nessuno è meglio di me. Domanda numero 2: cosa avrà da intervistatore, no, ma non poteva aspettare che stiamo andando dalle guardiane. Domanda numero 3: quando sarò sindaco avrò tutte le guardiane che voglio, quindi diamoci da fare. Domanda numero 3: che cosa chiederei ai cittadini di costruire quando una volta che sarà imperatore? Beh, penso che mi farò costruire un harem pieno di guardiane, sì. Una parola d'ordine che ti ritieni che sia consonante al tuo regime? Soldi e puttane! Una volta che lei sarà sovrano... Più forte! Una volta che lei sarà sovrano avrà il pugno di ferro, sarà un umile schifoso. Molto bene, l'intervista è finita, grazie mille per averlo rilasciato. Ma non sono 7 domande. Non sono 7, sono 5. Infatti, mi hai preso per il culo? L'altra domanda è: che cosa chiederai al popolo? Soldi e puttane per tutti! E se non ci fossero abbastanza puttane nel server? Beh, allora le andremo a prendere da un'altra parte! Grazie mille per aver lasciato l'intervista. Quando è che divento sindaco? Lunedì ci sarà l'elezione, forse. Ah, ma forse. Quindi stiamo entrando nel periodo di Berlusconi, non ho mica capito. Io non mi chiamo Berlusconi, io mi chiamo Lautrec. Qua sono ubicate le guardiane, ma non penso siano in casa. Ho un'ultima domanda per lei, signor Lautrec. Perché non me l'hai fatta prima, idiota? Allora, l'età delle guardiane ha un significato? Pensa che basta che siano maggiorenni, non voglio passare guai. La maggiore età non è definita in Lordran. Quindi dai 6 anni in su? Immagino di sì, non lo so. Quant'è qui l'età maggiore? Considerando che si muore a 4 anni, 3. Accidenti. Ma guardi, non lo so, cioè se vuole bambine posso procurargliele. No, non ho detto bambine, ho detto guardiane. Comunque, ora che siamo qui, dove sono queste guardiane? Forse bisogna chiamarle con un urlo mascolino. Ehi, troie! Gianco, tira fuori una scheda guardiana, muoviti. Salve. Salve. Eccola. Ragazzi, potete andare. Allora, senti un po', tesoro, posso entrare, sì? Va bene, entri pure. Qual buon vento la porta qui? Sono venuto qua per vedere un po' la zona. Certo, per fare amicizia, sai com'è. Occhio, capo, che la zona è montuosa. Dov'è il tuo falò? Questa è una casa privata, però, mi scusi. Beh, te l'ho chiesto se potevo entrare. È vero, effettivamente. Le padrone non sono presenti in casa attualmente. Ah, ci sono delle padrone, quindi, delle mistre. Possiamo entrare anche noi.
voi. Entrate, entrate. Grazie. Non fate caso a noi, noi ci mettiamo qui. Bene, perché bene, mettetevi là. Allora, se mettiamo Svetlana qua in mezzo, ci mettiamo dietro, facciamo un bel meme. Siamo anche scuri. Da mangiare, il tavolo si mangia. Che diavolo dici? Svetlana, senti, a me sembra che sei sicura che lavori qua? Yes, se fosse Svetlana parlerei così. Qui si dorme. Ah, qua c'è anche una sega. Sì, da. Molto interessante. Oddio. Oddio. Avevo detto che era montuosa la zona, queste parti. Hai usato il sarcofago che ti fa cambiare sesso. Svetlana. Ah, no? Cioè, questo è il tipo di guardiane che avete da queste parti? Non sapete divertirvi, ve lo dico io. Vabbè, qua c'è la sega della salsiccia, capo. Che cazzo. No, ma come? Ma me lo confermi pure? Certo. Sì, sì. Allora, guarda che diventa sindaco! Lunedì. Bene. Aspetta un secondo. Soler, che diavolo ci fai qua? Ma come possibile? Levati dalle palle, deficiente! Allora, stavamo dicendo. Conosco una guerriera. È una guardiana o una guerriera? Se vuole la porto. Questa è guardiana, sì. Questa è guardiana. Fatemi conoscere questa tizia, sicuramente è meglio della sagra della salsiccia. Ecco qui dentro questo castello. Venga, lo trek. Chi devo corteggiare? Salve! Salve. Ciao, carissima, senti, ma tu sei una guardiana? Non sono una guardiana, sono una regina. Una regina? Sì. Senti, che fai stasera? Pensavo di prendermi un bel tè prima di dormire. No, Franzo, mi ha messo le scelte. Sì, perché? Fermi tutti, per cortesia, fermi tutti. Che sta succedendo? Avete attaccato le shaders? Ripartiamo. Vieni, lo track, porca mignotta, ogni volta, vieni qua. Ehi, ciao tesoro. Salve. Dimmi un po', sei una guardiana? Non sono una guardiana, no. Sto cercando qualcuno con cui passare un po' di tempo. Ah, e quelle persone dietro? Non mi piace la montagna. Cosa ne pensa della mia torre? La tua torre, questa qua è bellissima. Perché non mi fai vedere com'è in alto? Allora, mi deve dire, preferisce il tè alla pesca o il tè al limone? Mi piace il tè al limone. Risposta errata. Tè verde, è meglio il tè verde. Ma tu sei un disgraziato. Uccidiamolo! Sì! Sparategli! Perché non mi fai vedere un po' questo posto? È casa tua questa? Sì, è ancora in costruzione, sì, sto ancora lavorando. L'hai costruita tu? Sì, l'ho costruita io questa torre, ci ho messo un bel po' di tempo. Interessante, perché mattone non mi fai vedere come mattone. Dentro non è che c'è molto, vuole vedere, vedere dentro? Sì! Prego, entri pure. Ah, grazie, grazie. Ok, ci sono. Ottimo, vede. Wow, sì. Aspetta, che cos'è questo che vedo? Ah, mi piace che Dice, prendi comoda. La macchina fotografica. Ti sei messa i pantaloni? Sì, perché sì, forse sì, è meglio. Sì, hai fatto bene. Mi chiamo signorina Vic, regina della Lituania, sì, esattamente. Ed è un regno? È una montagna, un regno, sì. Ma è questa montagna dove ci troviamo? Quindi sei la regina di questa montagna. Esatto. E lei mi scusi, cosa fa? Allora, io mi chiamo Lotrek. Non so se hai incontrato quell'imbecille di Soler, quello che stavo cercando di uccidere prima. È un completo idiota. Ah, ti piove la gente in casa. Ah, non era... Aspetta un secondo, fammi capire. Sono infortunato. Ah, hai sorto la gamba. No, poverino. E adesso come vogliamo risolvere questa cosa? Vuoi che ponga fine alle tue sofferenze? No, possibilmente una protesi. Ah, vuoi che ti infili questo? Arriva, te lo metto dentro. Faccia, sping, aia. Oddio! Fatto. Ok. Vabbè. Ah! Arrivederci, signori, alla prossima. Perché avete messo un razzo? Amico mio, ascolta. Io credo che tu sia abbastanza masochista, eh? Vedi il razzo. Ma squadra. Se ne fanno, lo faccio da dietro, capo. Aspetti, aspetti. Vai, girati. Vada, non si prova. Razzo. Secondo me qua ci dovresti fare una specie di, non lo sai, un harem, sì. Cuscini e candele. Ma non ve ne andate, che diavolo siete venuti a fare qua? Mi date una mano? Lo sei. Sta meglio? Non è che ci sta l'ispettore dell'Inps qua che mi ha visto, vero? Ho preso un non sacco credo, di... No, mi pare proprio di no. Ah, ok, no, perché sennò mi tolgo la 104. Arrivederci. Mi tolgo anche sempre di vita qua, non tengo più nulla. Ma quelli stanno ancora là sopra, ma che sono? Ma siete dei piccioni? Sì, sono dei piccioni. No, secondo te da quale buco del mio elmo ti sto fissando? Non del buco del testo. Ehi, sesso. Ragazzi, datemi una mano. Siamo la squadra Gigno. Eccoci. Andiamo in posizione. Capo, che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare Soler. So che c'è un oggetto per evocarlo. Ecco, capo, tenga. Beh, ci sarà. L'ho trovato. Ecco. Non è lui, non è il famoso ricercato. No. Per caso questo è Soler? È lui? C'è un altro ricercato. Questo per mi sa che è ricercato, signor Gianco. Guardi. Ma perché non lo si trova più? Allora, gli somiglia un po'? Sì. Gli somiglia un po', però questo è un po' più vecchio. Mi segua. Aspetta, aspetta. Cos'è questo odore? Questa è casa di Soler. Guarda che schifo che ho fatto qua. Signor Rosserk.
No. Dormi sepolto in un campo di grano. Ah, a parte c'è una creatura nel regno che secondo me potrebbe tenergli testa. Una rana magica. È una boss fight? Ma insomma, direi. Sai, un tutorial al massimo. Ma sai quella cosa migliore? È che la rana magica è candidata, quindi se sparisce, diciamo che... Ah, dov'è la rana? Mi segua. Guardi che cosa c'è lì dentro. Siete sicuri che non è una boss fight? Oh, cazzo! Distrugga tutto, Lothric. Ah, c'è una magia che mi impedisce di entrare. A meno che non scaviamo una buca sotto terra. Accidenti! Il pavimento non si può scalfire. Oh, bomba in bocca! Stanno succedendo delle cose. Non funziona. Mannaggia. Va bene, ho altri assi nella manica. Però lo puoi usare. Tirate! Prova a scendere dalla barca appena tiro. 3, 2, 1. Oh! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Let's go! Vai. Eila! Salta! Almeno ci siamo. Ciao, no, vince. Allora dai, ce l'abbiamo fatta. Aspetteremo che la rana torni. Arrivederci. Volentieri. Arrivederci. Grazie dell'aiuto. Aspetto, Sempre. Arrivederci. Arrivederci. Buona durata, Pasqua. Sconta la tua pena. Certo, sconta la pena. Addio, vince. Lo attenderemo qui. Anzi, nel suo trono.